Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come ovviamente avrete letto dal titolo, andiamo a realizzare questo look utilizzando i prodotti She Glam. Beh, ve l'avevo promesso quando ho registrato il video haul ed eccoli qua. Pipipi. Abbiamo una palette occhi, una palette viso, una tinta labbra ed un mascara. Io spero tantissimo che il video vi piaccia, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi contenuti e se vi va seguitemi anche su Instagram. Vi lascio il video. Ciao ciao! Allora, direi sicuramente di partire dagli occhi, visto che la mia base è già bella che è fatta, spero non si sia rovinata. Comunque, vado a prendere la mia bellissima Glitz Wiz, cioè il packaging esterno è stupendo, tutto, tutto, tutto glitterato. E queste sono le colorazioni. Sì, ci ricorda vagamente qualcos'altro, ma noi non siamo qui per questo oggi, faremo il paragone un'altra volta. E direi di utilizzare i colori un po' più caldi sul marroncino, di rimanere un po' sul nude oggi. Sì, dai, oggi rimaniamo un po' sul nudo, anche perché tanto che non mi trucco e fare una cosa colorata oggi non ho molta voglia. Magari i colori un po' più power li utilizziamo su Instagram, su TikTok. Quindi direi di usare i colori un po' più neutri. Ecco, questi qui sono gli shimmer. Questo qui è stupendo, forse è il mio preferito. Questi due sono un po' simili, forse tra di loro, però veramente molto 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 burrosi. E questi qui sono gli swatches degli ombretti matte, quasi tutti sono dei cream to powder, quindi sono molto 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 morbidi, quando li toccate sembrano proprio, cioè sono veramente cremosi e veramente molto belli. C'è questo Liva che è veramente pazzesco, non ho un ombretto simile, molto molto belli. Infatti qui, una volta sbocciati, cioè si vede comunque sono belli belli cremosi ed è una texture che non mi dispiace affatto, mi piace già, lo dico. Prendo i miei pennelli ed oggi utilizzo loro. Non li ho mai mostrati su YouTube, ora che ci penso, perché questo set di pennelli mi è stato gentilmente inviato da Jessup Beauty e sono strafelice perché mi hanno proprio mandato il set di pennelli che io adoro, che sono questi qui in bambù. Ne ho provati in passato, avevano il manico nero e il cosino qui non mi viene in mente, era rose gold, però quei pennelli lì purtroppo non mi piacevano. Avevo provato loro ed erano mondiali, e il bello che adesso ho un set tutto nuovo che adesso intanto non lo uso perché ho i miei da utilizzare. Sono qui dentro quelli che mi ha inviato l'azienda, sono anche tutti belli chiusi, non li uso, quindi avrò la mia bella scorta. Insieme ai pennelli mi hanno inviato, che carini che sono stati, perché questo non me l'aspettavo, questa spugnettina qui stramorbida. Questo azzurro è stupendo, tagliata qui diagonalmente, bella morbida anche da asciutta, e visto che oggi non ho già la base non vado ad utilizzarla. E poi nel mio pacchettino c'era anche lui, che è questa spugnetta in silicone che serve appunto a lavare i nostri pennelli. E nella parte dietro è fatto in questa maniera, beh, riflesso a parte della ring light, ed è bellissimo perché questo è utilissimo. Anzi, potrei anche usarlo oggi, perché tra un ombretto e un altro questa spugnetta è fatta apposta per pulire i nostri pennellini. Ci può togliere eventualmente e lavare i nostri pennelli, perché anche all'interno è stracomodo, anche per lavare le spugnette qui fra l'altro, e qui invece è tutto carino, tutto tempestato di stelline. Questa cosa non me l'aspettavo, sono stati super carini, perché questo qui è veramente troppo 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 carino, e spero di poter fare presto un viaggio, perché questo qua sicuro al 100% verrà con me. Cominciamo. Io qua sono già bella che fissata. Allora, direi di andare a prendere questo marroncino qui, che dalla videocamera sembra più arancione, invece è un color mattone, così dal vivo, diciamo. Ah, devo dire anche i pennelli, giusto, giusto, giusto. Vedi che imbranata che sei? Il 228 Luxe Crease di Jessup Beauty. Ah, mi fa strano truccarmi, ragazzi, cioè mi fa proprio strano. Inizio a creare la mia struttura. In realtà, cioè, io ho detto che voglio fare un look con i toni del nude, ma in realtà non so chiaramente cos'è che voglio, perché dopo un mese che non ci si trucca è tutto molto più difficile, capito? Ci si perde la mano, ci si perde comunque l'abitudine, anche a parlare faccio molta fatica, quindi spero di non essere troppo pesante nel chiacchierare, ecco, lo spero. Seguo la mia piega naturale dell'occhio. Allora, questo ombretto non è eccessivamente pigmentato, però cioè, mi permette di stratificarlo come desidero, di sfumarlo con calma. E visto che sono anche ferma da un po', questo non è assolutamente un male, anzi, intensifico un po' di più l'angolo esterno. Poi sicuramente un bel ombretto glitterato ce lo mettiamo. Ne abbiamo proprio bisogno. Ah, non ho messo nemmeno il primer occhi, perché voglio proprio vedere come performano questi colori senza primer.
Mi allungo leggermente verso l'esterno, ma non troppo, perché il mio occhio. Cioè, a me piacciono tantissimo le sfumature così allungate. Su di me non devo esagerare perché ho un occhio un po' oscino, quindi più di tanto non mi devo spostare. Ok, andiamo a fare l'altro occhietto. Adesso cambio pennello perché me ne vuole uno diverso. Prendo questo qui e questo. Questi sono il 234 e 230. Vado a prendere questo marroncino scuro. Allora, vado a intensificare l'angolo esterno. Con questo colore, come si chiama? Fusion. Sì, si chiama Fusion. Ok, vado un po' a intensificare qui la mia piega. Cioè, seguo la forma del mio occhio. Piano piano, perché non conosco l'ombretto, quindi ci devo andare con calma. Essendo così cremosi, io non farei proprio la cat crease, andrei direttamente con un ombretto glitterato. Sì, direi che faccio così. Poi, un altro pennellino, sempre a penna, questo qui è il 223. Prendo questo beigeolino qua, vado proprio qui sopra, piano piano, a sfumare i due colorini. Cambio pennello, prendo questo qui perché l'altro è troppo rigido, prendo il 221. Cioè, senza volerlo ho utilizzato due ombretti cremosi. Adoro. Molto delicatamente, molto molto. Visto che ho la base, posso fare tranquillamente anche la rima inferiore con gli stessi identici colori. Con il 230. Allora, ho fatto l'altro occhio off camera, adesso è giunto il momento della decisione più difficile del pianeta, scegliere lo shimmer. Oddio, quale prendo? Aiuto! Prendiamo questo qui. Mamma mia, comunque sono burrosi da impazzire. Questo qui e questo. Piripiripiripi. Beh, direi che sono tutti e tre molto belli. Questo centrale, non lo so. Proviamo con questo. Questo qui. Già così è molto bello. Proviamo a bagnare un pennellino. Così dovrebbe essere un po' più metallizzato. Infatti. Wow, stupendo. Poi il punto luce vado a farlo con quello più chiaro che ci piaceva. Questo, vabbè, come tutti i glitter, fa un po' di fallout. Questo purtroppo lo fanno anche le palette più costose. Cioè, quindi non stiamo a guardare questo adesso. Dopo vado a pulire. Comunque, senza aver fatto cut crease, direi che prende molto bene. Dà una bella luce. Sì, meglio applicarlo con un pennellino un po' bagnato. Molto carino, molto, molto, molto carino. Non so voi, ma io odio truccare l'occhio sinistro, che qui riesco a guardarmi per bene. Vabbè, normale, penso, no? Qui, che nervoso. Non riesco a lavorare per bene, dovrei svitarmi il collo. Aiuto. Ma credo sia proprio un problema comune, se vogliamo chiamarlo problema. Adesso voglio. Ah, beh, scusa un attimo. Beh, vogliamo usare anche questo? Pulisco il mio pennellino. Vado a prendere questo più doratino che abbiamo sbocciato prima. Eravamo indecisi fra questi due, alla fine utilizziamo questi due che ci piacevano. Vediamo. Smaltiamo via l'eccesso. Parto prima dall'occhio antipatico, così sono più tranquilla dopo. Lo metto giusto qui all'inizio dell'occhio. Questo non l'ho bagnato, sto usando il pennello solo pulito. Oh, mi alzo anche un po', voglio anche. Cioè, voglio che si veda questo stacco tra il dorato e l'ombretto più aranciato. Tolgo il fallout. Quale prendiamo? Prendiamo questo qua. Questo è il 237. Prendo il colorino che abbiamo swatchato prima, che è quasi un duochrome, perché ha riflessi che vanno dal dorato al rosato. Simpatico. Sarà il mio piccolo punto luce. Questo pennellino è fantastico. Piccolino, perfetto per fare questo tipo di dettaglio. Adoro.
Ok, faccio l'eyeliner e torno subito. Ok, tornata. Ho fatto un macello con l'eyeliner, ma ci devo riprendere un po' l'abitudine. Infatti, volevo fare una cosa sobria. Invece, ciao. Andiamo finalmente a provare il mascara di Shiglam. Questo mascara è composto da due lati, uno incurvante ed uno volumizzante. Adesso voglio anche vedere gli scovolini. Allora, sì, questo qui è il lato incurvante. Si capisce bene perché comunque la forma si vede benissimo. Quindi, questo qui è il lato incurvante. L'altro lato dovrebbe essere quello volumizzante. Quindi, dovrebbe avere tipo una cosa clessida. Giuro, io non li ho aperti, quindi sì, infatti è fatto a clessidra. Applico prima il lato incurvante che è qua, ok. Le setole sembrano di silicone comunque. Qui ho fatto macchia, non ci fate caso. Allora, a primo impatto sembra un po' secchino. Visto che è un po' asciuttino, vado subito a mettere questo volumizzante così non faccio seccare il prodotto. No, vabbè, non ho parole. Mi sono sporcata! Solo tu. Facciamo finta che adesso non ci sia, lo faccio asciugare e poi dopo lo tolgo una volta asciugato, perché se lo tolgo adesso faccio un disastro. Oddio mio. Primo impatto non mi fa volare via. Devo fare l'altro occhio. Cerca di macchiarti anche di qua, mi raccomando. Sicuramente va riprovato con un make-up un po' più leggero. Magari questa cosa la faccio su Instagram, così è una cosa molto più naturale. Questa cosa non si può guardare, adesso sparisce tra un po'. Aiuto. Sì, questo forse è un po' un nì, questo mascara. Vabbè che poi a primo impatto, cioè la prima volta che si utilizza il mascara, quasi tutti sono un po' così. Bisognerebbe riprovarlo un paio di volte prima di dare un parere. Però la cosa positiva è che non fa grumi, quello sicuro. Ok, ho sistemato sto casino. Ed è arrivato finalmente il momento di provare la Mystic Contouring Palette. Anche qui abbiamo la sua pellicolina. Arrivederci. Momento ASMR. Eccoci qua, questa qui è la palette, le colorazioni. Non capisco perché dalla videocamera sembrano delle colorazioni completamente diverse. Vado con questa qui e poi vediamo se utilizzare alcune delle polveri un po' più chiare per illuminare il viso. Vediamo un po'. Prendo un pennello, tadadan, questo qui è il 127. Vediamo come spolvera. Beh, buono, buono, buono. Niente fallout, cioè è proprio bella pressata la polvere. Ci sta, bene. Vado con calma perché essendo la prima volta che la uso non vorrei fare macchia. Ehi là. Allora si sfuma veramente molto bene, sai? Sai? Tanto ormai qui siamo tutti amici, quindi io parlo come se stessi parlando con una mia amica, no? L'effetto è proprio bello. Giusto un pennino qui sul nasino. Ho usato un fondotinta che secondo me adesso è troppo secco, mi ha evidenziato un sacco le pellicine. Chiedo scusa se si vedono un po'. Me ne sono accorta solo adesso. Benissimo. Prendo giusto un pizzichino, pizzico, 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 pizzico di questa terra qui un po' più caldina, perché alla fine è più fredda rispetto alla cialda, quindi fantastico. Giusto un poco, 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 poco. Prendo questa giallina, ma giusto un puntino, ma per provarla non avrei neanche bisogno perché ho già settato tutto, giusto per vedere come lavora. Un po' giallina, ci sta. Allora, questa palette l'ho mostrata su Instagram e un sacco di persone mi hanno scritto che ce l'hanno ed è favolosa. Vi devo dar ragione perché è stupenda. Huh? Pensa a te. Molto bella. Questa, lo dico già, mi piace un sacco anche lei. Ed è arrivato il momento di andare a completare il make-up con la tinta. Eccola qui. Io ho scelto la colorazione Millionaire. Magari. È una tinta matte. Comunque, questo è lo scovolino della tinta. Ok,
Ok, questa qui è la tinta applicata. Fammi vedere che non ci sia rossetto tra i denti. Ok, no, meno male, grazie al cielo. È stupenda. Allora, direi che ci siamo. Questo qui è il look completato. Devo ancora un po' riprenderci la mano a truccarmi, però intanto questa tinta è stupenda. Mi piace da morire, proprio la tonalità di nude che piace a me, quindi questa super 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 approvata. E ragazzi, questa qui è tanta roba. Palette viso, la Mystic Contouring Palette, me l'avevano scritto alcune personcine della Yaya Family e mi hanno detto che è fantastica e lo confermo perché i colori si sfumano molto bene, non fanno macchia, veramente si sfumano da soli, veramente fantastica. Proverò meglio queste cipriette un po' più chiare perché avevo già tutta la base settata, quindi non si vede granché il risultato, però un po' dai, un po' sono illuminatina, quindi mi piace anche lei e ovviamente anche lei è super promossa. Devo dire la verità, mi ha sorpresa. Ho sfumato questi due colori qui che sono in realtà cremosi. Li ho sfumati insieme e non hanno fatto assolutamente macchia. Hanno fatto quasi da primer per gli shimmer, quindi niente da dire, stupenda, veramente molto 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 bella e davvero questo azzurro qui non vedo l'ora di usarlo perché mi ispira tantissimo. Secondo me questa è da avere per il prezzo che ha, è da avere. L'unica cosa che boccio per il momento è il mascherino. Non lo so, cioè sembra quasi che non ci sia prodotto all'interno, tanto 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 pulito il pennellino, quindi boh, vedremo comunque, continuerò a provarlo, vediamo un po' come va nei prossimi giorni e cioè qui ce n'è, qui si vede che c'è il prodotto. Nella incurvante un po' meno, boh. Anzi, nei prossimi giorni utilizzerò solo il mascara, non farò comunque un trucco, quindi si vedrà sicuramente molto di più l'effetto. E beh, i pennelli niente da dire perché io questi qua li conoscevo già da prima, li ho sempre usati, mi piacciono da matti e niente da dire, super super consigliati. Comunque, ovviamente tutti i link dei prodotti che ho usato li trovate come sempre nell'info box. Vi ricordo il mio codice sconto per il sito di Shein, che vale sia per Shein appunto che su Shiglam, che è Yaya15, che vi dà il diritto ad uno sconto del 15% con un ordine di minimo 39 euro. E niente, i pennelli Gessap li trovate su Amazon, io l'avevo comprati lì. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto un po' di compagnia. Vi mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo video.